Sono belle tutte le vittorie, valgono sempre 3 punti, è vero. Vincere un derby però è oggettivamente ancor più bello. Il team Altamura ha vinto nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso quello della Murgia battendo 1-0 il Gravina. Vincere un derby è sempre più bello. Era molto importante per noi per una serie di motivi, volevamo vincerla assolutamente, ci siamo riusciti. Però è soprattutto per confermare questo trend positivo di risultati utili da quando abbiamo ricominciato a giocare, perché abbiamo fatto un mese e mezzo di fermo e la cosa straordinaria è stata proprio quella che magari c'è stata anche qualche altra compagine che ha avuto qualche difficoltà, noi ci siamo destreggiati molto bene, anzi abbiamo qualche rammarico perché ci mancano un paio di punti. Parlo della trasferta di Sorrento perché lì è stata una beffa e altrimenti ne potevamo avere di più. 5 gare giocate dal ritorno in campo dopo il lungo, lunghissimo stop per Covid, 11 punti ottenuti su 15 a disposizione dei biancorossi murgiani, grazie anche e soprattutto ad una ritrovata solidità difensiva. Un solo gol incassato, tra l'altro ininfluente ai fini del risultato, nelle ultime 4 partite. I numeri parlano chiaro, parliamo di un inizio stagione dove subivamo un bel po' di gol, adesso il trend è cambiato completamente, ma questo è merito del nostro staff, abbiamo un allenatore straordinario e questa è la verità, è un allenatore che si sta imponendo in questo girone molto difficile con il suo gioco e abbiamo un terzetto dietro che sta facendo faville, ma lo dico senza presunzione, secondo me abbiamo il difensore centrale più forte della Serie D che è Nicola Lanzolla e nessuno mi può smentire su questo. Il team Altamura è perfettamente in corsa almeno per un piazzamento playoff. La vetta è distante 13 punti, ma i murgiani hanno 3 partite in più da recuperare rispetto alla capolista Taranto e alla quart'ultima c'è anche lo scontro diretto. Lecito dunque dare uno sguardo anche molto in alto. Nonostante diciamo le differenze come budget fra squadre, è un campionato molto livellato fra le prime 6-7 posizioni. Noi abbiamo questo diciamo tesoretto di questi 4 asterischi sulla classifica che possono darci un vantaggio in più, però vanno giocate, hai detto bene. E poi tra l'altro abbiamo delle partite belle toste, c'è il Bitonto, c'è il Lavello, fuori casa anche, quindi però sognare non costa nulla, però l'obiettivo concreto è quello di riuscire a raggiungere questi playoff, perché secondo me oramai con quello che si è detto anche prima, con dove siamo arrivati anche a livello di gruppo, è un gruppo straordinario, ben coeso, secondo me abbiamo tutte le carte per potercela fare. Prossimo avversario, il Real Aversa. Il team Altamura deve provare a fare il risultato sul campo dei campani per continuare la scalata verso la zona playoff.